Allora, evento dell'Aurora, che io vi ricordo che è gratis per tutti e inizierà oggi. Ci guardiamo il trailer e poi andiamo a vedere la pagina ufficiale e vediamo un po' se c'è eventualmente qualche novità. Dubito fortemente, ma vediamo un po'. Ehi, salve! Eccola Ma qui, che bella Eva. sorpresa! Che bella sorpresa, Eva. Cucinare fa bene all'anima, non credi? Scommetto che nel mondo esistono altre migliaia di ricette da scoprire. Cominciamo. I biscotti non sono mai abbastanza. Niente male, vero? I miei volatili ne potranno mangiare. Anche loro meritano qualcosa di speciale. Vabbè, Saint e i suoi piccioni. Allora, che cosa abbiamo? Abbiamo ovviamente l'evento, abbiamo le armor, che queste qui sono quelle nuove, che vedrò. Non sembrano affatto male rispetto a quelle precedenti. Insomma, c'è la cacciatrice che sembra anche abbastanza sexy. Allora, sì, i vecchi decori si potranno acquistare, raga. Come sempre accade con gli eventi. Le armor sono fighe, raga. Le armor sono fighe. Allora, c'è Eva, come sempre, ragazzi. Quindi, l'evento è praticamente Cucina. uguale, nel senso che ci saranno i biscotti da fare. Resta Anche se mi sembra che dal bene all'anima. Non trailer, credi? probabilmente, Scommetto che navicelle, nel mondo come al esistono solito. altre migliaia di Astori, ricette come al da solito. scoprire. Quelle sono le armor Cominciamo. vecchie. Queste sono le armor vecchie. C'è anche un Astore a forma di treno. Che non sembra affatto male. I biscotti Mosse finali che non sono nuove. mai Emote abbastanza. nuove. Recupera gli ingredienti con la spada da Stasi. Zeffiro o Zaffino, non so com'è. E sembrerebbe che probabilmente dobbiamo uccidere. Per prendere gli ingredienti non basterà ucciderli normalmente, ma forse serve solo la spada. Mo vediamo un po' che cosa dicono Niente male, nella vero? pagina ufficiale. I miei Vabbè, comunque. volatili ne potranno Durerà dal mangiare. 14 dicembre al 4 di gennaio. Vediamo un po' che dicono. Allora, evento gratuito per tutti, diffondi l'allegria, è il periodo dell'anno perfetto per dimostrare ai nostri nuovi amici Elixni e Cabal che la vita non è fatta solo di lotte e di conflitti. Quindi è ufficiale, raga, che gli Elixni e i Cabal sono alleati. Raggiungi Eva la Torre, ottieni spirito dell'Aurora completando missioni festive, sfornando deliziosi dolcetti e scambiando regali, nuove ricompense da scartare e palle di neve da stasi da lanciare. Quindi lanceremo delle palle di neve da stasi in qualche modo. Una sorpresa fresca fresca, ci sarà la nave esotica volteggio del Vaporimulgo, non so se è l'accento giusto, l'Astore spirale frattica e la spada leggendaria Zeffiro o Zeffiro fanno il loro debutto insieme a una serie di potenziamenti da sbloccare, i quali offriranno ricompense extra e la possibilità di ottenere armi dell'Aurora migliori. Potenziamenti da sbloccare. Attenzione. Quindi c'è una spada, navicella, due navicelle, doppia navicella, raga. Brilla e per i guardiani che hanno già tutto, c'è un set di decori così impressionante che perfino i nemici ricorderanno con affetto il giorno in cui furono sconfitti in un tragico duello dell'Aurora da un'elegantissima e devastante creatura della luce. Non so brutti i decori, raga. Diciamo che nelle ultime due cose. Le armor hanno un qualcosina in più. Qui almeno c'hanno qualcosa di illuminato. Ci può sta. Poi, come sempre, incantevole emblema. Parla con Eva e completa la missione introduttiva per prendere l'emblema del filo di luce. Per i nuovi amici, nemmeno una strada come. Bla 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 bla. Attraverso il cortile a grandi passi per raggiungere l'hangar, fermandosi un istante al forno festivo di Eva, Saint 14 sta aggiungendo con cautela l'ennesimo biscotto su un torreggiante vassoio. I piccoli Elixni adorano quei fagottini di etere. Sopra le loro teste, come se trasportato dall'allegre risate e dal profumo dei dolci appena sfornati, giunge il primo fiocco di neve della stagione. L'aurora è iniziata. Signori, ci siamo. C'è anche una guida, che presumo che sia niente. Completamente nulla. E vediamo un po' qui. Allora, queste cose delle palle di Stasi dovremmo vedere un attimo come si faranno. Altre armature. Sempre armature. Le armature non sono brutte, eh. Naturalmente Eva sarà sempre sotto il suo albero. Durante l'evento di Natale la torre si fa. Si fa.
natalizia con la neve e quant'altro. Spettri natalizi. Eccoci qua. Questo è quanto, ragazzi. E potrebbero esserci un paio di cose diverse comunque, perché si parla di potenziamenti. E ci sono le palle di neve e c'è la spada. Vedremo, insomma, dai, probabilmente qualcosina di diverso rispetto all'anno scorso c'è. Vedremo al reset. No, attività nuove, ragazzi, no. Non penso che ci siano attività nuove. Presumo che abbiano messo probabilmente sta roba dei potenziamenti e cose così, magari delle meccaniche diverse nel farming degli ingredienti o cose del genere, ma non penso ci siano attività nuove, no.